Terapia intensiva in gravi condizioni, la trentenne padovana ferita ieri alla testa da una statua di Onice caduta da un palazzo dei quartieri spagnoli di Napoli. Rogo in un garage di Via Rigato a Vigonza, si tratta dell'abitazione vicina a quella del tecnico comunale a cui avevano bruciato le auto a maggio. Spettacolari operazioni iniziano oggi a Padova per il varo di un nuovo ponte su cui dovrà passare la seconda linea del tram. Non si ferma la protesta degli operatori sanitari delle case di riposo con contratto UNEBA che oggi in centinaia a Padova per lo sciopero generale. Nuovo colpo della banda di trattori nell'Alta Padovana, rubata da un'azienda agricola una pala meccanica e proprietario un lavoro da professionisti. Operazione antidroga della finanza di Padova che ha fermato un giovane pusher in auto e nella sua casa hanno trovato mezzo chilo di hashish e marijuana. Super compleanno per 14 ospiti della struttura Civitas Vitae di Via Nazareth a Padova, tutti over 100 insieme compiono più di 1400 anni. Buongiorno, benvenuti al TG di Tele Nord-Est. Apriamo questa edizione con la cronaca perché è ancora ricoverata in gravi condizioni la padovana rimasta ferita a Napoli dove una statua caduta da un palazzo gli è crollata addosso. È ancora in gravi condizioni la trentenne padovana ferita alla testa da una statuetta di onice caduta dall'alto mentre stava passeggiando tra i veicoli dei quartieri spagnoli a Napoli. La donna è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale del Mare dove è stata sottoposta nelle scorse ore ad un delicato intervento chirurgico per ridurre un'emorragia con edema cerebrale. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16. Chiara, trentenne padovana ma residente a Parigi, stava camminando con un amico in via Sant'Anna di Palazzo ai quartieri spagnoli. Quando all'improvviso ha visto cadere qualcosa dall'alto, prima una bottiglia e poi una statuetta scura che ha colpito la giovane in testa facendola cadere a terra tramortita. Illeso invece la persona che era con lei. Chiara è stata soccorsa da due turisti americani, entrambi medici che stavano passando in quel momento e le hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi che, vista la gravità della ferita, hanno immediatamente trasferito la trentenne all'ospedale del Mare. La vicenda è seguita da vicino dall'assessore al turismo di Napoli, Teresa Armato. La ragazza ieri sera tardi è stata operata e poi stabilizzata e accolta nella rianimazione dell'ospedale dove è ancora in condizioni stabili. Adesso stiamo cercando di trovare, abbiamo già trovato per la verità, una sistemazione per il fidanzato e per tutti i parenti, per le due famiglie insomma che adesso stanno arrivando nella nostra città. Noi veramente ci auguriamo davvero che malgrado le condizioni così gravi però ci possa essere un decorso positivo di questa terribile vicenda. La prognosi è riservata, fondamentali le prossime ore per capire l'evoluzione della situazione. Per questa mattina sono previsti accertamenti medici per capire le condizioni dell'attività cerebrale. A Napoli in queste ore sono arrivati i familiari della trentenne. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia di Stato per chiarire ogni aspetto dell'incidente, anche se sembra trattarsi di una tragica fatalità. Sia la polizia che immediatamente è accorsa sul luogo e sia i nostri vigili stanno facendo le indagini. Al momento più di tanto non le so dire, so che appunto è stata colpita da una statua, sembra, comunque molto pesante. I pezzi della statuetta, un grosso elefante di onice sono stati recuperati e sequestrati dalla polizia. Se arriveranno novità riguardo a questa notizia, aggiornamenti ve li daremo come sempre nel corso della nostra informazione. Proseguiamo con la cronaca perché c'è stato un rogo in un garage a Vigonza e c'è un dettaglio inquietante. Rogo nella notte nel garage di un'abitazione di Vigonza in via Rigato. Le fiamme partite da un'auto si sono estese ad un altro mezzo in pochi minuti alla casa. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti perché l'abitazione dove è divampato il rogo è la casa adiacente a quella del tecnico comunale a cui lo scorso maggio hanno bruciato le auto a seguito di alcune minacce subite dal dipendente pubblico che si era occupato in passato dello sgombero di un'area utilizzata in modo non consono come deposito di camion.
L'abitazione e il garage da dove sono partite le fiamme questa notte si trovano proprio tra la casa del dipendente comunale e l'area oggetto dello sgombro della polizia lo scorso maggio. I vigili del fuoco sono intervenuti da Padova, Abano, con i volontari di Borgorico con 3 autopompe, 3 autobotti e il carro del nucleo nucleare biologico, chimico e radiologico e 20 operatori. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo più esteso di tutta la struttura, che comunque è rimasta gravemente danneggiata. Indagini in corso per capire se si tratta di un rogo doloso. La procura di Treviso ha disposto il nulla osta per la sepoltura di Helen Comin, morta dopo l'intervento estetico al seno. L'ultimo saluto alla 50enne mamma di 4 figli sarà celebrato a Pozzetto di Cittadella, città in cui la donna viveva con la famiglia. La data esatta della cerimonia sarà fissata nelle prossime ore. L'autopsia ha stabilito che la 50enne è morta per un arresto cardiaco avvenuto lo scorso 5 settembre dopo un intervento di sostituzione delle protesi mammarie in una clinica privata di Castelfranco, Veneto. Per capire se ci sia stata una connessione tra l'operazione e il decesso bisognerà aspettare l'esito dei prelievi sui tessuti. Ci vorranno giorni prima di avere dei risultati definitivi ed è per questo che la procura ha deciso intanto di dare il nulla osta alla sepoltura. Per la morte di Helen Comin sono stati iscritti nel registro degli indagati 2 medici, il chirurgo Antonio Di Vincenzo, 65 anni, direttore sanitario della Divi Clinic di Castelfranco, e l'anestesista Fabio Toffoletto, 65 anni, di San Donà di Piave. E cambiamo decisamente argomento, andiamo a vedere la protesta degli operatori sociosanitari delle case di riposo del Veneto. Sono 500 i lavoratori arrivati qui in via Vescovado a Padova da tutto il Veneto, operatori dei centri servizi anziani, di centri per i servizi alla persona, parliamo di OSS, parliamo di infermiere, parliamo di educatori, protestano contro il rinnovo del contratto, ma contro condizioni di lavoro che vi racconteranno e lo sentirete adesso, sono insostenibili. Contratto subito! A chiedere il rinnovo del contratto perché ormai è scaduto da oltre 4 anni. Noi svolgiamo un servizio di assistenza, di cura alle persone fragili. Quindi mi viene in mente quando c'è stata la pandemia, con coraggio noi siamo andati a lavorare, ci siamo presi cura degli anziani, abbiamo rischiato le nostre vite in prima linea, abbiamo lasciato a casa i figli. E con amore, sacrifici, coraggio siamo andati a lavorare, quindi meritiamo veramente essere trattati meglio di così. La situazione è abbastanza pesante. Dopo l'emergenza Covid adesso stiamo sopperendo anche le carenze di organico con turni di lavoro massacranti e cariche di lavoro pesanti. Quanto prende al mese? Dopo 20 anni sullo stesso posto di lavoro il mio stipendio aggira intorno ai 1.300-1.350 euro. La problematica di oggi è che rischiamo che tra 20 anni non ci siano più questi servizi per anziani, per disabili, per minori, perché la professione non è più appetibile. OSS, infermieri, nessuno vuole fare più questo lavoro. Perché? Perché con le retribuzioni non si arriva a fine mese. Quanto guadagna al mese? Miseria, miseria. La situazione è una situazione naturalmente di forte carenza di personale, e dove il personale è molto, voglio dire, sotto stress. Noi vogliamo arrivare in tempi brevi a firmare un contratto che garantisca quanto dovuto a queste lavoratrici e lavoratori in termini di salari, ma anche in termini di diritti, perché è un contratto che anche dal punto di vista dei diritti va molto migliorato. Siamo sottopagati. Quanti doppi turni ha fatto questo mese lei? Io allora sono arrivata a cominciare a rifiutare, sono una di quelli pochi che dice no, ho anche la famiglia, ho i figli da seguire, però ci sono i miei colleghi che fanno doppio turno, che smontano dalla notte e lo dicono puoi venire a farmi un'altra notte, rinunciano ai loro giorni di riposo, lavorano 9 giorni, 11 giorni di fila e poi lavorano. Come lavorano? Perché se mi trovo in turno con uno che lavora da 7-8 giorni, sono io che faccio carico di suo lavoro, perché non lavora, perché non ce la fa a stare in piedi neanche psicologicamente, come fa a seguire ospiti malati? Ma io mi chiedo, i parenti di questi ospiti fanno delle domande? Io mi fermo qua, vi saluto, grazie mille. Voltiamo pagina, vediamo le spettacolari immagini del varo di un ponte che dovrà sostenere la linea del tram.
Buongiorno da Padova, dall'Ungargine Sabbionari, dove sono iniziate da poco le misure per varare il ponte di nuovo ponte di Volta Barozzo, un varo che durerà circa 15 giorni perché il ponte verrà, la struttura verrà spostata con l'avambecco di 50 cm di volta in volta, quindi un movimento impercettibile che servirà in 15 giorni a posizionare il secondo ponte di Volta Barozzo, quello dove scorrerà la seconda linea del tram, quella che collegherà Volta Barozzo alla stazione. E il ponte è iniziato ad essere montato già ad aprile ed ora i lavori si sono conclusi e manca solo il varo, appunto, che durerà 15 giorni. Contestualmente oggi, per quanto riguarda i lavori della trama qui a Padova, riaprirà in un altro punto della città, vicino a Piazzale Boschetti, ponte Omizzolo, un altro cantiere strategico per la realizzazione della seconda linea del tram, un cantiere che qualche giorno fa aveva creato dei problemi al traffico, ma ora riaprirà consentendo alla viabilità di tornare alla normalità. Da Volta Barozzo è tutto, Lino allo studio. Ovviamente quando arriveranno le immagini di queste spettacolari operazioni ve le faremo vedere nel nostro telegiornale. Torniamo alla pagina della cronaca, riapriamo perché torna la banda dei trattori rubata una pala meccanica nell'Alta Padovana. Due trattori agricoli a metà luglio, poi ritrovati a Villafranca Padovana. In agosto un sollevatore telescopico e una macchina operatrice a Cittadella. Nel fine settimana questa pala operatrice del valore di 90.000 euro da un'azienda agricola di Piazzola sul Brenta. È una banda organizzata, quella che sta operando da mesi tra Alta Padovana e Bassanese. Un colpo da professionisti, quello messo a segno sabato notte, quando la banda è entrata nell'azienda di Via Fatima, a ridosso della zona industriale, tagliando la recinzione del cancello e disattivando il satellitare della macchina in meno di un quarto d'ora, operazione da veri esperti, per poi spostarsi in zona industriale e caricare la pala su un camion. Un duro colpo per l'azienda di Nicola Gomiero. Abbiamo fatto molti sacrifici per averla e portarsela via in una notte è traumatizzante. Ho 27 anni, sono insediato 5 anni fa con mio padre. E 3 anni fa abbiamo acquistato la macchina cercando di stringere i denti e non ci sono più tracce, non c'è modo di ritrovarla. Nicola Gomiero a Sporto denuncia i carabinieri, resta grande la preoccupazione in tutti gli imprenditori della zona che temono per mezzi fondamentali per le loro attività di grande valore economico. Nuova operazione antidroga della Guardia di Finanza di Padova che ha arrestato uno spacciatore e sequestrato mezzo chilo di sostanza stupefacente. Si tratta di un giovane italiano fermato in auto quando i finanzieri lo hanno visto agitato e quindi perquisito. Hanno rinvenuto 14 dosi di marijuana e una di hashish, oltre 600 euro in banconote di piccolo taglio. A casa del giovane la finanza ha trovato altri 450 grammi di hashish confezionati in 3 panetti e una dose di marijuana. Un bilancino di precisione, 2.400 euro in contanti. Cambiamo argomento, parliamo dell'intelligenza artificiale e del lavoro degli artigiani. Gli artigiani di Padova e Rovigo guardano al futuro e prendono posizione anche sull'intelligenza artificiale, tema del momento. E se è sempre più difficile reperire risorse umane per alcune mansioni, automazione e robotica rappresentano soluzioni strategiche. Non solo permettono alle aziende di crescere, ma offrono anche al personale nuove opportunità professionali. Nella sola provincia di Padova, nel 2023, alle aziende del settore mancavano oltre 8.200 addetti. Di questi, più di 3.800 erano difficilmente reperibili. Un dislivello, suggerisce la CNA, che può essere ridotto grazie alla robotica collaborativa e all'automazione, gestiti tramite intelligenza artificiale, in particolare nelle mansioni più ripetitive e faticose, spesso poco attrattive per i lavoratori. Noi artigiani, come sempre, ci reinventiamo, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di capire quali sono le opportunità che possiamo usufruire. L'intelligenza artificiale è una di quelle. L'intelligenza artificiale ci dà la possibilità per le nostre imprese di attrezzarsi e di guardare con positività veramente al futuro. E così la CNA organizza per il 16 settembre un incontro di formazione mettendo a disposizione un cobot, il cosiddetto robot collaborativo, per una prova pratica. Negli ultimi 6 mesi l'82% degli imprenditori ha investito in innovazione.
in attesa dell'ingresso massiccio dell'intelligenza artificiale in azienda, una tecnologia che 2 artigiani su 3 valutano positiva, ottimizza la produzione e migliora l'efficienza e la qualità dei prodotti. Attraverso un'intelligenza artificiale che va a sostituire l'uomo, per cui il nostro collaboratore all'interno della nostra azienda, dove è possibile una catena di montaggio, una lavorazione ripetitiva, possiamo prendere il nostro collaboratore e fargli formazione, farlo crescere professionalmente, dargli stimoli migliori. Adesso vediamo una festa di compleanno davvero molto particolare. 14 centenari, c'è chi ha compiuto 100 anni, chi addirittura 109. Per loro non sono mancate torte, candeline e il tradizionale canto, a cui si è aggiunto anche il saluto e gli auguri dell'amministrazione comunale con la presenza del vice sindaco Andrea Micalizzi. Grande festa per gli ospiti più anziani della residenza OIC di Via Nazareth a Padova, nel quartiere Forcellini, nella struttura Civitas Vite, un momento di gioia con musica e regali per celebrare il traguardo di questi 14 anziani. I centenari festeggiati sono tra i protagonisti del World Guinness Record realizzato lo scorso 4 maggio, quando nell'altra struttura dell'OIC nel quartiere Mandria si sono radunati ben 70 centenari, battendo il record detenuto dall'Australia. Per i festeggiamenti di Via Nazare, oltre alla torta, anche la presenza e l'affetto dei residenti del quartiere dove sorge la storica struttura Civitas Vite. Ieri un evento decisamente particolare, ovvero la dunata degli alpini di Bassano del Grappa, ma Bassano, città di tutti gli alpini, il ponte degli alpini con immagini che parlano proprio al cuore di tutte le penne nere e dei loro amici. Sorridere, sognare, credere. Un messaggio chiaro, quello lanciato dal presidente dell'ANA Monte Grappa ai giovani. L'occasione è stata la dunata sezionale partita dal ponte di Bassano per arrivare nel borgo di Sant'Eusebio. A sfilare lungo il Brenta, oltre ai gruppi della sezione, anche i lavari degli alpini trevigiani e bellunesi, ma soprattutto i giovani dei capi scuola fieri della loro esperienza personale e di gruppo. Mi è rimasto dentro il senso di appartenenza a una comunità, il dovere e anche la volontà di partecipare alle azioni di volontariato e anche a manifestazioni come questa. Forte il richiamo all'unità tra generazioni, realtà tra gli alpini ed esempio per la società civile. Siamo una famiglia, siamo fratelli, siamo amici e il segreto è lavorare in sintonia. Ad ascoltarlo in tanti, come ha sottolineato Nicola Finco, sindaco di Bassano. Devo dire che siete uno spettacolo, mi parlano di più di 1000 presenze, 65 gruppi, amici delle sezioni vicine che ci sono venuti a trovare, tantissime famiglie, tantissime persone che quando gli alpini chiamano rispondono presente. Penso che questa sia la più bella dimostrazione della comunità che siamo e che rappresentiamo. E nessuno si è tirato indietro, pur sapendo che la marcia non sarebbe stata breve. Vi posso assicurare, è ben oltre la distanza di un percorso di una dunata nazionale. Ma considerato che tutti ce l'abbiamo fatta, direi di farci un bel applauso a tutti quanti, che è già una bella cosa. Una dunata che si è conclusa con il passaggio della stecca al gruppo di Tezze, che organizzerà la sezionale 2025, non prima di aver ascoltato il monito giunto dal consigliere nazionale Mario Baggio. La società ha bisogno di noi, è quello che dobbiamo continuare nella nostra missione di quelli che i nostri padri fondatori ci hanno tracciato. Con queste belle immagini vi auguriamo un buon pomeriggio.